Alessandro Di Battista, giovane deputato nel Movimento 5 Stelle, eletto il 7 maggio 2013 nella Camera dei Deputati, dove è stato ex vicepresidente della Commissione Esteri e Comunitari, quindi partiamo dagli esteri, no? L'Italia che ripudia la guerra, però ha 5.700 soldati di missioni all'estero, in un periodo che gli italiani stringono la cinghia e una famiglia su cinque è in crisi. Cosa ne pensa lei? Ma insomma, ottima domanda. I nostri militari fanno anche veramente delle missioni di pace e di peacekeeping importanti all'estero. Attenzione, il Movimento 5 Stelle non dice che tutte le missioni all'estero siano sbagliate. Crediamo che in Afghanistan sia una guerra e quindi ce ne dobbiamo tornare a casa il prima possibile. Oltretutto una guerra infame che al popolo italiano è costato 5 miliardi di euro, oltre 50 vittime tra l'altro tra i nostri soldati. Una guerra non nostra, una guerra alla quale abbiamo obbedito esclusivamente per essere sudditi degli statunitensi e non alleati. Altre missioni, sono stato a verificare poi una missione del contingente italiano in Libano, con i miei occhi ho visto che sono molto utili perché riescono appunto a produrre una zona cuscinetto tra varie fazioni o paesi che si fanno la guerra, quindi è bene che ci siano i nostri militari. Ciò nonostante io sono d'accordissimo sul fatto che in un momento in cui ci sono 84.000 morti nell'ultimo anno per l'inquinamento in Italia, anziché comprare F-35 occorrerebbe bonificare il territorio dato che la guerra è in casa. Sì, poi abbiamo visto, no? Sempre per quanto attiene gli esteri, abbiamo visto quello che è accaduto in Afghanistan, nell'ordine, in Iraq, in Libia e ora sta accadendo in Siria. Ma la politica estera italiana risponde sempre ai dettami internazionali, delle logiche internazionali, dei potentati internazionali, degli Stati Uniti e non ritiene che è tempo che l'Italia in politica estera abbia una sua politica estera? Assolutamente, non soltanto degli Stati Uniti, dall'altro per me gli Stati Uniti sono un grande paese, in America uno come De Luca non sarebbe mai governatore, per cui abbiamo da imparare molte cose, ma ripeto, come dico, essere alleati non significa essere sudditi, anche dei francesi. La deposizione violenta di Gheddafi, che era un alleato dell'Italia, e certamente non esponente 5 Stelle, gli baciavano le mani, ma Berlusconi, comunque è stato uno scandalo. Noi non difendiamo certo la dittatura, ma è compito dei popoli sovrani restituire i dittatori, non delle bombe straniere, altrimenti quel che si produce un vuoto di potere che genera per esempio ancora di più il proliferare del terrorismo. L'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto appunto in Libia, dove la Libia oggi è un disastro a 450 km da noi e dove tra l'altro si è inserito il jihadismo, ma questo lo disse anche Gheddafi, occhio che se cado io poi ci proliferà lo jihadismo. È caduto Saddam Hussein, che era evidentemente un dittatore per un tempo amico dell'Occidente, infatti gli hanno dato gli americani le armi che poi lui, anziché usarle contro l'Iran, le usò contro i curdi e poi queste armi di distruzione di massa non le hanno trovate, ma perché le aveva già usate tra l'altro. Poi è diventato un nemico perché non li ha, fondamentalmente perché ha iniziato a nazionalizzare l'industria del petrolio. La logica è sempre legata alle risorse petrolifere. Se ci sono dei capi di Stato, mi scusi, che iniziano a gestire in maniera nazionalizzata il petrolio, evidentemente le lobby, le sorelle del business del petrolio internazionale si arrabbiano e sono capaci anche di promuovere degli interventi armati. Abbiamo visto che tanti interventi degli Stati Uniti e della sua coalizione non hanno risolto il problema, anzi l'hanno acuito, e loro vogliono parlare di pace solo che si caccia Ali Assad. Ma non è giusto che siano i siriani a decidere il loro destino? Secondo me sì, certamente. Ora, io non difendo Assad, che di scheletri nell'armadio ce ne ha tanti. Ma non è compito del popolo italiano, del governo italiano, destituire e decidere quale deve essere il presidente in Siria. Lo stesso Assad, che tra l'altro qualche anno fa era un buon amico, io ricordo che il presidente Napolitano andò in Siria e tesse le lodi del paese di Assad, poi Assad è diventato un nemico dal giorno all'altro perché evidentemente ha impedito il passaggio di gasdotti che dal Qatar dovrebbero passare per la Turchia e arrivare in Europa e tagliare fuori questo in pratica gli interessi russi che con il gas comunque ci campano, insomma sono sempre questioni geopolitiche che poi vengono decise sulla pelle di tutti noi cittadini, ma la guerra è qualcosa di osceno, io penso sempre che la guerra sia commessa, come dire, combattuta da persone che non si conoscono, ma decisa da persone che tra di loro si conoscono ma non si fanno la guerra. Le banche hanno voluto salvare 4 banche azzerando i risparmi della gente più umile, voi insorgete anche questo e
correlata a questa c'è da dire che c'è un attacco che viene sia da Silvio Berlusconi, che dice attenzione al ballottaggio fra Movimento 5 Stelle e PD, e dal PD che vi attacca proprio oggi, ci è arrivata in redazione una notizia che sia Lavelo e sia Romano se ne sono presi col sindaco di Livorno. Cosa succede a Livorno? Beh, diciamo che gli attacchi arrivano da sempre, però soprattutto quando il Movimento 5 Stelle sta combattendo veramente per far sì che l'Italia non si trasformi in una democrazia bancaria, in una repubblica fondata sulle banche, perché le banche controllano tutto, controllano l'informazione, controllano la politica, gli stessi partiti politici, a cominciare dal Partito Democratico, sono delle banche, non sono dei partiti politici, sono delle banche che gestiscono i nostri soldi, scordiamoci che sono partiti, non lo sono, per cui si arriva a questi attacchi. A Livorno abbiamo fatto una cosa molto buona, un'azione che peraltro, come dire, colpisce gli interessi appunto dei poteri forti. A Livorno in pratica c'è un'azienda municipalizzata piena di debiti, perché è stata indebitata dal Partito Democratico anche con l'aiuto delle banche, perché le banche prestavano soldi, il Partito Democratico assumeva dirigenti su dirigenti pur non potendoli assumere. Poi siamo entrati noi dopo 70 anni, no, di governi di sinistra a Livorno, e subito le banche, tra cui MPS, ci ha chiuso il rubinetto. MPS è quella banca salvata con i soldi dei cittadini e l'hanno fatta fallire, sempre i partiti, e si sono rubati l'inverosimile. Io mi dedico a Mafia Capitale, purtroppo, perché la mia città è diventata sinonimo di malaffare per colpa dei partiti, soprattutto del PD. Ecco, io ho capito che le truffe che fanno questi delinquentelli di Mafia Capitale, anzi delinquenti di Mafia Capitale, sono nulla rispetto alle truffe e alle ruberie che hanno fatto i pezzi grossi delle banche, è impressionante. Per cui arriveranno attacchi di ogni tipo, ma io dico, soprattutto questi del PD, di Forza Italia, poi sono la stessa cosa, è un partito unico, ci attaccano perché sono spaventati, cioè cercano di spaventare la gente, perché loro sono i primi ad essere spaventati, perché sanno che con il Movimento 5 Stelle, come si è visto a Livorno, la pacchia finisce, si fa il concordato preventivo, i cittadini livornesi non pagano i debiti del PD. I debiti del PD, se li pagassero le segreterie del Partito Democratico, questi delinquenti che hanno fatto qualsiasi cosa con i nostri soldi in questi 30 anni, e non certo i cittadini di Livorno, che invece meritano i servizi. Quindi, come dire, banche, media e partiti politici ci fanno la guerra, insomma, se questa gente ci fa la guerra, per noi sono medaglie al valore. Forse perché siete sui sondaggi del primo partito, l'ultima secca domanda veramente, non ritiene che sia giunto il momento di nazionalizzare la Banca d'Italia? Perché la Banca d'Italia non ha controllato su queste quattro banche che alla fine hanno fallito e hanno portato sul lastrico intere famiglie. Io credo che la perdita di sovranità bancaria, quindi sostanzialmente avere una Banca d'Italia che è proprietà delle banche private tramite fondazione, sia uno dei grossi drammi dell'Italia. Quindi concordo con lei, il Movimento 5 Stelle, quando andrà al governo, proporrà, appunto, poi il Parlamento voterà, l'istituzione di una banca pubblica nazionalizzata, perché la moneta appartiene ai cittadini e non agli istituti privati.